Ciao guerrieri di luce, oggi vi voglio parlare di ricchezza e di abbondanza, in particolare di come attirare nella nostra vita ricchezza ed abbondanza, che è una tematica che so che interessa a molte, molte, moltissime persone. Allora, per spiegarvi come riuscire ad attirare ricchezza e abbondanza nella vostra vita, devo fare prima una premessa. Nella visione sciamanica, il mondo esterno e quindi la nostra vita non è altro che un riflesso di ciò che noi abbiamo dentro e quindi non è altro che un riflesso delle nostre emozioni, delle nostre paure, delle nostre sensazioni, delle nostre credenze, delle nostre parole. E quindi capite bene che se partiamo da questo presupposto, per diventare ricchi, per vivere nell'abbondanza e nella prosperità, dobbiamo prima esserlo. Cosa vuol dire esserlo? Non agire come dei folli e andare a spendere una fortuna per negozi o per gioiellerie. No, non c'entra niente. Esserlo vuol dire sentirsi ricchi. E questo è anche facile, perché se noi ci paragoniamo alla maggior parte delle persone presenti in questo pianeta che non hanno un tetto sopra la testa, non hanno da mangiare, non hanno accesso a delle cure mediche, non hanno istruzione, non hanno una macchina, non hanno assolutamente niente. Come possiamo noi non sentirci estremamente fortunati, estremamente ricchi? Quindi invece di rimanere sempre concentrati su ciò che ci manca, su ciò che non abbiamo, su ciò che vorremmo, iniziamo invece a fare l'elenco di tutte quelle straordinarie cose che sono presenti nella nostra vita e che purtroppo ormai diamo per scontate. Quindi, attirare ricchezza nella propria vita richiede anche uno sforzo, no? Quindi imparare anche a essere grati delle piccole cose, non so, un piatto di pasta a pranzo o a cena, qualcosa che ci piace, ringraziamo l'universo per questa abbondanza che abbiamo sulla nostra tavola. Un vestito che ci piace, e il nostro computer, la nostra automobile, ciò che magari ormai diamo per scontate, ma che la maggior parte delle persone nel pianeta non hanno. Quindi, come possiamo noi sentirci poveri? E quando la consapevolezza profonda di essere ricchi entra dentro la nostra psiche, inevitabilmente agiremo come ricchi, penseremo come ricchi e smetteremo di avere paura per il futuro, quindi smetteremo di vivere con l'angoscia di non riuscire ad arrivare a fine mese o di non riuscire ad avere una pensione decente quando saremo anziani e quant'altro. Ma sostituiremo questa paura con la fede, inizieremo ad avere fede nei confronti della vita. E un'altra cosa che vi può aiutare a sintonizzarvi con l'abbondanza e con la ricchezza è anche pensare a quanta abbondanza e a quanta ricchezza c'è nel mondo. E basti pensare all'abbondanza presente negli oceani, le varie specie di pesci. Oppure l'abbondanza della natura, dove ci sono tantissimi tipi di piante, di frutti, di verdure, di ortaggi, l'abbondanza e la magnificenza del mondo animale con tutte le sue specie particolari. Ecco, noi viviamo in un pianeta che è il simbolo stesso dell'abbondanza e della fertilità e in quanto esseri umani abbiamo accesso, abbiamo la possibilità di attingere a tutta questa ricchezza, a questa prosperità, per cui iniziamo a percepirci già ricchi. E ciò vuol dire essere grati in primis per quello che si ha e sentire di avere a disposizione tantissima abbondanza che proviene spontaneamente dalla Madre Terra. Ciao ragazzi!